Allora, vabbè, la settatrice, ma quello questo l'ho detto ieri, non so chi c'era di voi, ma mi ripeterò, la settatrice conosce Marco il cinema, tra l'altro conosce molto bene Gianni, no? Sia come sceneggiatore prima e poi come regista. Ho amato come tutti, credo, proprio di Ferragosto tanto, e mi è piaciuto anche Gianni e le donne. E quindi quando sono stata chiamata dalla mia gente che mi ha detto tipo c'è il nuovo film di Gianni di Gregorio e vuole un incontro. Era il 5 dicembre, io ero a Milano, stavo andando a X Factor perché mia nipote di 16 anni era ossessionata mica e ti giuro, ho lanciato un urlo tale che dalla recensione l'hanno chiamata. Per me mia nipote si è terrorizzata, ho detto, ho una zia completamente folle. Cioè mi ha proprio detto, tu sei male. Esatto. Tu non capisci. E quindi niente, ho pensato, sono stata tutto il tempo della puntata di X Factor a pensare a come poter far colpo su Gianni di Gregorio, questa è la verità, anche perché nei due film precedenti Gianni, a parte che si capisce, no? Gianni è il nostro faccio amico, la parola, insomma, ci sono tante cose che si possono dire di Gianni, che Gianni insomma, può sapere senza conoscerlo, no? E poi conosci la sua poetica, conosci il suo stile, la sua visione del mondo dal punto di vista cinematografico e io avevo molto voglia di farne parte. E sapevo anche che nei due film precedenti non aveva lavorato però con altri professionisti. Perché sono stato tutto il tempo a pensare come potevo far finta di non essere un'attrice. Quindi questa è stata la preparazione e all'incontro infatti ci sono andata esattamente proprio come ragazza di sul secondo. Quindi si potrà stendere lì al fatto che c'è il vino? No, all'ufficio del produttore che è Angelo Barbagallo. Sì, di Angelo Barbagallo e ci siamo fatti una chiacchierata molto lunga, non ricordo, però è durato quanto tempo, non ricordo quanto, non molto, sicuramente ha superato l'ora, proprio. E sì. Io mi ma anche quelle sigarette, molto felice Angelo, naturalmente che il suo ufficio veniva inquinato tantissimo, a un certo punto Gianni aveva le finestre, faceva freddo, ma niente, stavamo lì a fumare tremando. E no, abbiamo parlato un po' veramente così, lui cioè, naturalmente voleva conoscersi, si è parlato, altre cose. Io mi sono presentata lui, sono cittadino intero della Francesca, che abbiamo parlato tanto anche di quello della Francesca, di arte, queste cose qua, che poi mi ha raccontato un po' il film, mi ha raccontato perché, diciamo, la sua ispirazione e un po' di cose. Poi l'ho visto un'altra volta, finché mi è stato detto Gianni di Gregorio ti ha scelto. E lì ho fatto le capricole proprio, cioè. Oh, poi è stato bello, appunto, immagino voi abbiate visto i film ieri, Gianni con me è stato esattamente il Gianni che viene la provincia, cioè che c'è stato il film, no? Quello, la parte che dice sempre sì. Io andavo là e facevo milioni di proposte, anche avevo voglia di indossare anche una maschera un po' inedita, no? Anche a livello fisico, che comunque secondo me serviva per creare cinza, perché sono andata nelle valigie commerciali, no? Di Roma a prendere un po', ho fatto qualche foto, ispirazione, no? Così sono andata un po' fuori alle agenzie delle entrate, insomma, a vedere alcune cose che potessero dare un'ispirazione per poi creare, no? Cinza. Ma va di là, ovviamente, esatto.